io cercai un'altra strada che portava allo stesso scopo, ma per altra via, in altro modo. Io cominciai a proporre, anche perché pensavo che non bisognava andare a un appuntamento da soli con il PC, bisognava andarci forti, in una federazione che avevo cominciato a costruire con i radicali, con i socialdemocratici, con una parte dello stesso mondo ambientalista e dei verdi. Sono senatore Boato, eletto nelle nostre file, o Rosa Filippini, anche lei verde, eletta nelle nostre file. Una federazione laico-socialista che proponeva al PC di costruire insieme, il PC che non era più PC, era diventato PDS, un ideale partito democratico. Mi era chiaro che noi non potevamo imporre il nome socialista a tutti, ai laici e ai post-comunisti. Dovevamo trovare un terreno comune e la posizione più ragionevole mi sembrava quella democratica. Perché? Perché già in passato avevo osservato che il socialismo è questione europea. Fuori d'Europa ci sono tanti progressisti, tanti partiti che si richiamano anche al movimento sindacale, ma non si chiamano socialisti, si chiama Partito Democratico negli Stati Uniti, si chiamano Partito del Congresso in India, la più popolosa democrazia del mondo, si chiamano Partito dell'Associazione Nazionale come quello di Nelson Mandela in Sudafrica. Si chiamano Partito di Giustizia e Progresso come quello di Lula in Brasile. Dunque il socialismo, se vuole essere come deve essere un movimento di carattere mondiale, non può pretendere di imporre il suo nome in realtà nelle quali la parola socialismo non evoca Orf Palme, Willy Brandt, Gonzales o Craxi, evoca il comunismo sovietico, perché l'Unione Sovietica si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e dunque la parola socialismo nel mondo ha un tratto di ambiguità, anzi ha un tratto che richiama inesorabilmente l'esperienza sovietica, che non è gradita, che non è amata, che non vuole essere ripetuta né in America Latina, né in America del Nord, né in Africa e neanche nell'Asia. Per questo pensavamo, e Craxi era d'accordo con me, mi disse lui per primo, è giusta la tua intuizione, un partito democratico, però bisogna realizzarlo anche a livello europeo. E andò a parlarne con Mitterrand, con Brandt, con Gonzales, e quelli gli dissero, scusa Bettina, ma noi con il nome socialismo abbiamo il 40% dei voti, perché dovremmo cambiare nome, noi stiamo bene così. E questo ci rimandò al problema, che era un problema italiano, ed era un problema di rapporto del socialismo europeo con il resto del mondo. Questo dibattito fu annullato, azzerato di fatto dall'incursione di un fatto nuovo nella storia politica, quello che in un capitolo del libro io chiamo l'irruzione della forza. La politica si svolge attraverso discorsi, parole, atti tendenzialmente non violenti. Quando nella politica irrompe la forza, tutto cambia. I socialisti lo sanno bene, perché nella loro storia hanno affrontato l'irruzione della forza tante volte. L'hanno affrontata negli anni del loro battesimo, con le cannonate del generale Bava Beccaris in Piazza Duomo a Milano contro i manifestanti socialisti, il carcere per Filippo Turati e gli altri socialisti, l'hanno affrontata con le bastonature dei fascisti, l'assassinio di Matteotti, di Giuseppe Di Bagno, ma di liberali come Gobetti o come Amendola. L'hanno affrontata persino nella resistenza, per quel lato oscuro della resistenza partigiana che si scatenò in modo sanguinario, non solo contro i fascisti, e già questa era un'ingiustizia, ma salvo quando era manifestazione aperta di guerra civile, ma anche si scatenò contro i socialisti, contro cattolici, contro liberali, uccisi da partigiani comunisti. Queste cose Bettino le sapeva, le diceva da quando era ragazzo, inascoltato. Oggi
diventato luogo comune. Persino un giornalista storico comunista come Giampaolo Pansa è diventato un campione di questa revisione doverosa della storia nazionale. Ma nel 92-93 la forza che irrompe sulla scena politica non è quella dei manganelli fascisti, non è quella delle cannonate, non è quella delle fucilate. Nel 92 e nel 93 certo ci sono stragi di mafia, ma c'è l'irruzione di una forza diversa, la forza legale, la forza che gli stati democratici di diritto danno il monopolio alla magistratura perché garantisca la repressione di chi compie illegalità. Bene, questa forza si scatenò contro i partiti politici, trasformando scandali che c'erano, il fenomeno della corruzione diffusa che c'era, in un'emergenza nazionale assoluta che doveva estirpare questo male. C'erano forse stati scandali particolarmente gravi? Guardate, io conosco la storia del mio paese e forse la conoscete anche voi, se non altro per i ricordi delle cronache. Ben prima di Tangentopoli c'erano stati scandali infinitamente più gravi di quelli repressi con l'azione di Mani Pulite. Io ricordo da ragazzo, ascoltavo, vedevo in televisione l'onorevole Paietta del PC che in Parlamento urlava a ripetizione: voglio sapere dove sono finiti i 2.000 miliardi della Federconsorzi. 2.000 miliardi. È andato avanti per anni. Ricordo lo scandalo dei petroli, lo scandalo dei tabacchi, lo scandalo delle banane, lo scandalo Lockheed, scandali a non finire. E la magistratura dov'era? Qualche volta si compiva qualche azione, ma poi ci pensava il Parlamento nei casi più gravi, con l'immunità parlamentare, a proteggere il sistema politico. E che dire di quello che è successo dopo? Se voi pensate che lo scandalo più grave di Tangentopoli, lo scandalo tangente Enimont, è che questa tangente ammonta non a 2.000 miliardi, ma a 150 miliardi. Metà dei quali poi si è scoperto, sono rimaste nelle tasche dei manager di Montedison. In definitiva lo scandalo più grave di Tangentopoli ammonta a 75 miliardi, nulla rispetto agli scandali precedenti, ma nulla di nulla di nulla rispetto agli scandali di questa seconda repubblica. Basta citarne uno, Parmalat, 14 miliardi di euro, cioè 28 mila miliardi sottratti ai risparmiatori, o lo scandalo Cirio, 8 miliardi di euro, 16 mila miliardi delle vecchie lire sottratte ai risparmiatori, o lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena, terzo gruppo bancario italiano, 9 miliardi di euro sottratti ai risparmiatori, cioè 18 mila miliardi delle vecchie lire. Tangente Enimont non giustifica la colossale operazione di repressione scatenata sull'esempio della Procura di Milano e tutte le procure d'Italia contro tutti i partiti di governo, contro il nostro in particolare, perché Craxi è diventato il pilastro del sistema politico. E questo probabilmente è stato il suo errore di fondo. Lui che era stato per 20 anni il protagonista del cambiamento, dell'innovazione, era diventato il pilastro della conservazione del sistema politico così com'era, e quindi l'accanimento su di lui fu particolarmente violento, perché si capiva che facendo cadere Craxi sarebbe tenuto giù tutto e difatti venne giù l'intera Repubblica. Questa è la nostra storia con le sue grandi luci, le sue ombre, gli errori compiuti, tra i quali io nel libro riconosco anche i miei, come è giusto che si faccia, quando si deve essere sinceri, e come è giusto essere sinceri, perché solo sulla verità si può costruire o ricostruire qualcosa che vale, qualcosa che dura.
penso che noi siamo tuttora una comunità politica importante, dispersa, indebolita, però non mi spiegherei altrimenti le assemblee che faccio in tutte le città d'Italia, del nord, del centro, del sud, grandi città, città di provincia, paesi, sempre assemblee socialiste affollate, sempre questo gusto, questa passione, questo sentimento comune che è innanzitutto fatto di amore per i problemi concreti della propria comunità, della propria gente, del tentativo di cercare soluzioni possibili, passi in avanti, utili, necessari. Diceva un grande socialista del passato, Bernstein, il movimento è tutto, il fine è nulla. Questo non vuol dire che non bisogna avere figli, vuol dire che mano a mano che tu porti in avanti una situazione, la fai migliorare, la fai crescere, cambiano anche le tue aspettative. È inutile fissare un fine assoluto uguale per tutti. Il fine dipende dalle condizioni in cui si agisce e cambiando le condizioni cambia anche il fine. Oggi noi che fini ci dobbiamo porre? Noi dobbiamo rimettere in moto l'economia e ricostruire la democrazia in questo paese, perché tutte e due sono state profondamente lesionate. Siamo un paese in gravi difficoltà dovute a 20 anni di declino, di scelte non fatte, di riforme rinviate.